Vengo da un anno un po' difficile, però spero di con quest'anno spero di riniziare da capo e di riottenere i successi fatti 2 anni fa. Questa è una squadra, come dicevano prima, sembra di essere quasi in famiglia, e quindi questa forse è la forza principale. E già il fatto che non ti danno pressioni di risultati è già tanto. Stefano Garzelli, per lei inizia una nuova avventura, metterà la sua esperienza a disposizione di questi ragazzi. Sì, inizia un'avventura nuova dopo tanti anni in bici. Sono più che contento di iniziare questa esperienza nuova grazie a Citrac e a Shinto che mi hanno contattato. Sicuramente ho accettato subito perché è un'esperienza nuova, un'avventura come hai detto tu, e quindi speriamo di poter essere d'aiuto ai ragazzi, alla squadra, mettere a disposizione l'esperienza di questi anni che ho fatto sopra la bicicletta, poter essere d'aiuto a loro nel cercare di poter vincere delle corse. Mattia, tu sei un combattente, questa stagione sicuramente inizia con grande entusiasmo. Sì, spero di farmi valere soprattutto in Belgio e di dimostrare qualcosa in vista del Giro d'Italia soprattutto. Spero che di dare buoni segnali per far parte della rosa. La squadra dove puoi anche crescere come uomo sicuramente Luca Shinto ha tanto da insegnare. Ha tanto da insegnare e spero di poterlo divertire anche in corsa. L'anno scorso quando mi diceva va in fuga, io c'ero sempre, spero che e sul finale comunque anche quando mi diceva dava un ordine io lo portavo a termine, quindi spero di poter fare di nuovo e avere più fortuna che l'anno scorso. Luca Shinto, c'è molto di lei in questa nuova formazione? No, molto di me, io faccio il mio lavoro, spero di farlo ogni anno nel migliore dei modi, a volte ci riesco, a volte no, però spero che con la mia passione, la mia volontà di far emergere qualche giovane, qualche corridore mi aiuti me, io aiuto lui. Purtroppo Luca l'ho conosciuto solo, ho iniziato a lavorarci solo l'anno scorso, purtroppo ho commesso tanti errori in passato che probabilmente con lui non avrei commesso, però ok, il passato è passato, pensiamo al futuro, la stagione è appena iniziata, guardiamo avanti e speriamo di non commettere altri errori. Sicuramente l'obiettivo principale è vincere una tappa al Giro d'Italia, poi sai, è 10 anni che dico sempre questa benedetta tappa al Giro d'Italia, però non è ancora arrivata, ci sono andato vicino e spero di centrare quest'anno il bersaglio pieno. Il sogno resta naturalmente quello di una tappa al Giro. Sì, la tappa al Giro d'Italia è, credo che sia il coronamento di una stagione, e per noi vuol dire crescita, vuol dire trovare degli sponsor importanti e vuol dire tanto il Giro, e spero di vincere una tappa, però sai, 22 giorni con molte di squadre vincere una tappa sarebbe fantastico, ma non è, è possibile, ma non è impossibile, ma è possibile. Sicuramente possiamo dire che è anche un po' come una seconda vita per te questa. Sì, per me è come una seconda vita e cerco di vivermi le giornate come si deve, quindi diciamo con la positività e la voglia di fare di ogni giorno. L'atmosfera che si respira in questa squadra è molto buona, positiva, è una grande famiglia e credo comunque che abbiamo delle individualità molto, molto forti, siamo rinforzati con Ponzi, abbiamo Finetto che comunque andrà forte, Rabottini, siamo un'ottima squadra e credo che avremo modo di farlo vedere. Cosa vuole insegnare Luca Shinto ai suoi ragazzi? Onestà, professionalità, impegno, sacrificio.